Prima vi spiego come funziona. Dopo che vi ho spiegato come funziona, quindi gli obiettivi e tutto quanto. Dove hai messo la musica, scusa? Le zone sono A. Lasciate stare B1 e B2, che sono quelle degli obiettivi, ve le dico dopo. Comunque, A, B ed A. Gli attaccanti schierano in A. Può schierare tutto da una parte, eh? Non c'è scritto schiera un po' di qua, un po' di là. Quindi l'attaccante può schierare dove vuole. Però gli obiettivi saranno in B1 e in B2, ok? Quindi schierare tutti da un lato, sì, ti dà più forza per andare a prendere un obiettivo, ma te ne dà, ne lascia scoperti dall'altra parte. Il difensore è quello centrale, quindi nella zona B, ok? E gli obiettivi da fare sono prendere, ovviamente, i marker, che saranno 6, e che saranno nella zona B1 e B2, e dove saranno lo deciderà il difensore. Ora, ogni volta saranno, ovviamente, all'inizio saranno controllati dal giocatore che è in difesa. Alla fine di ogni round, se l'attaccante è entro 3 pollici da un marker, da un obiettivo, e il difensore non c'è, quindi tradotto, non è conteso, l'obiettivo è distrutto, quindi qui non cambiano colore, vengono distrutti, ok? Alla fine di ogni round, ancora una volta, il difensore prende un punto per tutti gli obiettivi che sono sotto il suo controllo, e quindi a inizio partita sono tutti sotto il suo controllo, capito? Ok? Sì. Gli obiettivi, perché di partenza sono già sotto il suo controllo, quindi all'inizio di ogni round prende un punto per tutti gli obiettivi che sono sotto il suo controllo, più un punto se nessun obiettivo è stato distrutto durante il round. Quindi se a fine round nessun obiettivo è stato distrutto, ne prende uno per tutti quelli che sono rimasti, ok? Più okay. Uno se nemmeno sono stati distrutti, però alla fine, non all'inizio. Poi, ogni volta, qui dice at the end of the game, vabbè, alla fine della partita si fa il conto, ma sarebbe meglio farlo subito. Comunque, alla fine del gioco, per ciascun obiettivo distrutto, l'attaccante guadagna 4 punti, ok? E in più guadagna 2 punti se è riuscito a mettere... Se è riuscito a mettere una delle sue unità nella zona B, quindi nella zona del difensore, senza che sia scossa. Vabbè. Poi ci sono delle cose che succedono, e secondo me questa è la parte bellina. All'inizio di ogni round il giocatore in difesa può tirare una linea fra 2 punti, ok? Una volta per round il difensore può scegliere 2 punti qualsiasi, anche nella stessa parte di tavolo o divisi, e può tirare una linea, ok? Così. Tira una linea. Se questa linea passa nelle vicinanze entro 3 pollici da una qualsiasi unità nemica, l'unità nemica subisce dei colpi, ok? Perché è come se ci fosse un campo energetico. Quindi infatti qui dice tira una linea fra 2 punti, poi deve tirare un dado con il 4 più tutte le unità che sono praticamente entro 3 pollici da questa linea devono fare un test come se fossero sul terreno difficile. Poi dice, all'inizio di ogni round, le unità che difendono entro 3 da un marker di obiettivo possono prendere uno di questi effetti, non se l'obiettivo è conteso, basta che ci stai entro 3, ok? Quindi se il difensore sta entro 3, le unità, lui può decidere questi bonus, le vedete qui? Dov'è la mia mano? Qua giù. Però lo devi dire all'inizio di ogni round, non dopo, ok? Quindi all'inizio del round lo devi dire. E poi c'è la dissacrazione, questo qui, che forse è quella più punitiva. Quando un punto viene distrutto, tutte le unità in difesa entro 12 da quel punto distrutto devono fare un test di morale. Se lo falliscono sono bloccate, se erano già bloccate sono distrutte. Mario si è già messo di qua, quindi prende i dadi blu, Relle dalla parte di qua e prende i dadi verdi di qua, che ve l'ho già preparati, almeno c'è tutto. E fate un tiro. Ci avete anche la Dice Tower, se volete un tiro lì a giro. Sì, magari. Aspetta, che non mi fa scendere. Ah, ok, adesso me ne fa scendere 50. 3. Dai, va là. Sì, 80. 3. Allora, 3 e lui 4. Quindi è Relle che decide. Decidi, Relle, se essere l'attaccante o il difensore. Attaccante, ok. Attaccante, scegli te se schierare tutto da una parte o quell'altra. Ora però, aspetta. No, infatti, aspetta, prima c'è lui. Infatti. Però prima di mettere, Mario, devi mettere gli obiettivi. Prima di tutto 3, 4, 5, 6. Questi qui ne devi mettere. Allora, ti dico subito.
Ah, no, no, no. Allora, prima di... gli obiettivi si mettono... Before... No, before deployment, sì. Prima di mettere le unità, il difensore deve mettere 6 objective markers, cioè deve mettere 3 nella zona B1 e 3 nella zona B2. Regola, devono essere almeno a 12 dal bordo e fra uno e l'altro devono essere a 9. Prima il difensore deve schierare il suo esercito completo. Quindi a questo punto lui ha fatto, tocca a me schierare. Hai finito? Sì. Ok, sì, tocca a te e te puoi usare tutte e due le aree, o una sola o tutte e due. Ci sei? Sì. Possiamo partire Ora allora. aspetta, parte, vediamo un attimino. Due. Sei. Apposta. Hai Deadfall, io Ultramarine. Tocca a te, Allora, Riley. che sono santuari. Aspetta, ho preso questo punto, giusto? A chi tocca? A me? Sì, a te. Io do la carica con questi. Allora, abbiamo detto che caricano. Non so, vedete voi cosa devo tirare perché io non capisco questi numeri. Quello che vedo è che praticamente hanno Furioso, quindi guadagnano un attacco in più a testa, quindi sono in tre, hanno non tre attacchi ma sei attacchi con Rip, quindi intanto fai gli attacchi, che Rip non mi ricordo cosa fa. Te intanto fai gli attacchi, poi si guarda cosa fa il Rip. Crea un attimino il manuale. Rip, se difendo con uno, mi fa una ferita. Allora, ho fatto 6, 5, 4, 2, 3, 2. Una ferita in più, aspetta che tanto lo vedo subito. Creo il manuale un attimo. Praticamente io quando difendo, becco, se faccio uno, becco una ferita in più. Ok, perfetto. Quindi sono entrati, questo qui è un 4. 2-1, 4 colpi. Ok. Io devo difendere con il 5. Sì, perché lui a regola non ha P, no. Quindi ne sono entrati 3 più una ferita. Questo Quindi sono entrate 4 qua è ferite. uno, sì. Sono entrate Quindi me 4 ne fa fuori ferite. uno. Sì. C'hanno 4 ferite l'uno? 3-1. Ok. E quest'altro ha una ferita che non c'hanno il contatore, quindi te lo do io. Contrattacco. Ok, prima metto l'esausto a Mario. Vai. Loro hanno 3 attacchi ciascuno, con una P. Ok, quindi 6 attacchi da P1. Da 4. Quindi 3 attacchi sono andati, giusto? Al 3 si era detto? O al 4? No, al 4. Sì, 3 attacchi. Te e Mario devi difendere 3 con AP1. Quindi ti leva 1 all'armatura. Che quanto ne hanno loro? Vabbè, ho 4 più va tirato. 5 più. 5-1-2. Se ce la fate, tirateli dentro la Dice Tower. Così li seguo più facilmente anch'io. Ok. Ne hai difeso 1 e 2 ferite. Ok. Se non sbaglio, c'hanno 3 ferite l'uno. Quindi prendo due ferite. Quindi io ho fatto 2 danni, lui ne ha fatti 3. No, 4. Ho perso io la mischia, devo tirare io, giusto? Allora, lui ti ha fatto, sì, 4 danni, te 2, perso te, sì. Ok. L'hai fallita e sei Quindi l'inchio fino al d'acqua. turno dopo sono cosati. Ok. Ok. Quindi tocca a me. Sì. Ah, aspetta, anche te sei esausto. Allora, io. Questo c'ha. Quello lì ha cosa? Arriva fino a qua. Loro due, io faccio l'arbitro. Sono un po'. Io questi qua li becco, giusto? I Bat Horror con le Snake. Loro tirano? Sì, Sì, tirano a le 24. vedi tutti tranquillamente. Allora. La voglio, sì. Mi giro e mi metto qua. Vabbè, Ti quello che cade pareva. fuori, no, lo guardo io. Quello fuori è un 2. A quanto beccano loro? No, beh, te lo ritiro dentro. Come non Ma puoi, ho detto uguale, è dentro. arrotolato. Vabbè, è lo stesso, tanto se va fuori, chi se ne frega. Vabbè, ritiralo però, basta che rotoli, poi Sono va dentro bene. ancora o no? No, Sono no, finiti. uno solo, uno solo. Devo ritirarli quelli? Allora, hai fatto un 3, un 1. A Uno quanto e beccano loro? tre. Allora, loro beccano a tre. Allora, questo ha colpito, te le conto. Questo ha colpito, era dentro, l'ho tirato fuori. Questo è un 2, no. Questo sì, questo sì, questo sì.
Era 6, 2, 6 sono, sono raddoppiati, eh. I 2, 6 sono raddoppiati a 3 colpi l'uno. 3 colpi l'uno. Quindi sono 6 colpi. Allora sono 6 colpi e leviamo i 2, 6. Che erano questi. Ok. Okay. Sono 6 colpi più 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 più 7 è un saper contatto. Sono 13. 13 colpi senza P però. No, con... sì, esatto, senza P. Vai, 13 colpi, devi parare 13. 13, 4, essendo tanti 13, un li tira nella tower, quelli tirali dove ti pare. Quando siete nella tower tiratene massimo 8, 10, non di più. Ok. No, qui disingaggi per forza, mano, anche per favorire il tiro di chi c'è dietro. Con quanto difendi? A 4 più. Guardateli, vai. Allora, sono difeso 1, 2, 3, 4, 5, 6... Prende 5 7, colpi. 7. 5, 6 colpi prende. 1, 2, 3, 4, 5, 6 colpi prende. Uno mi muore e uno ha due ferite. No, ne avevi già due, quindi te ne muoiono due e te ne rimane uno. No, c'hanno 3 punti ferita l'uno. Appunto, lui ha già 2 punti. Giusto. Te ne muoiono 2, ha ragione lui. E ne rimangono con punti, aspetta. Lui ne aveva 2, erano 2, quindi sono 6, sono 8. Gli rimane un punto ferita, giusto? E questo qui... allora, uno c'aveva un punto ferita, eh? Questo due ne aveva. Questo rimane un punto ferita. E in più fai un tiro di morale e se lo fallisci, visto che ti è rimasto meno... ti ha distrutto più del 50% dell'unità... Devi fare un tiro di morale. Se fallisci, anche questo scappa dalla battaglia. Tempo, fatto due. È uscito due. Due è morto. Questo è niente. Addio. Allora, questo è fuori dalla battaglia. Questo. E allora, se me lo concedete, le vorrei mettere un pochino più avanti. Ma proprio di uno, proprio. Le volevo mettere poco più sopra. Vabbè, non abbiamo capito. Ok. Perfetto. Rally. Che devo fare adesso, attenzionissima. Boia. Ti prego, fa che... Certo che c'è un'ansia di buono a metterla giù, che uno non c'è neanche... Boh. Di, vai. Allora, aspetta, ti ci metto... Aspetta che sto qua, però faccio la magia. Vediamo se riesco a beccare qualcosa. La vuoi fare ora? Beh, devo farla adesso, sennò quando la faccio, scusa. Sì, dicevo, se c'è una magia d'attacco o di difesa. Adesso guardo che cosa faccio, aspetta. E faccio, provo a beccare un 5 per dare un più 1 alla difesa, a 2 unità. Ok. No, direi di no. Ok. Vai. Mario. Mio? Sì. Allora... Vorrei usare anche un incantesimo. Ok. Vorrei usare... ti dico subito. Spectral Wind. 4 più, targa un enemy, unità, entro 6. Dovrei esserci in questa. No. No, non ci sono. Perfetto. E allora niente. Aspetta, forse posso usare qualcos'altro. Questa qui è, infatti, mi sembra più di 9, quasi 10. Vedi? No, 9, dai, 9.1. 9.5. E allora uso su questi qui, sugli ex che ci arrivo preciso a 12. Uso Vigorous che targo due friendly unit, in questo caso una sola, entro 12 e prendono più uno hit nella prossima volta che fanno un combattimento in melee. Scusatemi un attimo, te quanto c'hai come wizard? Niente, wizard e basta. Rally. Wizard 1. Okay. No, io rally. Allora devi tirare un dado più 1 e fare quel valore lì. Ok, quindi devo fare 4. 4 o 5? 4 più sta scritto. Ah, ok. Ok, quindi ti basta tirare un 3, per capirsi. Ecco. Niente. Vabbè, uno per uno. Infatti, dai. Devi da morire. Cazzo, mi è piaciuto perché l'ho capito.
Aspetta. Allora, fai vedere una roba. 12. Questo qua, ecco qua. 12, arrivo fino a qui. Allora, aspetta un attimo. Io con questo qua faccio 6 qua. 6 e qua ho 13. 6 e qua ho 11 e 6. Mi conviene così. E boom. Allora, levo tutti i punti. No, manca lui. Tocca a me, tocca a me. Ah, Manca minchia. la mia ultima unità. Che Un generale. dichiaro la carica contro il suo. Megariga. Sei troppo Esattamente. avventato, giovane Padawan. Allora. Però, dato che adesso sto vicino, non gli posso dare più uno di No, attacco. all'inizio del round, quindi non ce l'ha. Il Allora. mio. Vabbè, dimmi, dimmi, dimmi. Prima fagli l'attacco d'impatto. Quindi ti becchi una ferita senza Uno. AP. Cioè, sì, c'è una ferita. Bene, attacco automatico. Difendilo. Sì. Uno solo con la tua armatura normale. Ecco, ad esempio, un patto 1 non serve una minchia. Penso che. Niente. Non l'hai parato? Con quanto do... No, comparavo con 4. No, col 5 addirittura pare al tuo. No, sì, però ho difesa più 1, quindi paro con Ah, 4. ok. E c'ha tough 3, penso, o di più. 6. 6, quindi prendo una ferita. Ok. E uno. Poi, Mario, e dimmi te, sei te l'abilità. Devi fare gli altri attacchi. Devi Allora, c'ha far lui, eh? Furioso. Ok, quindi un attacco in più. Poi Sì. c'ha la Great Weapon, c'ha No, che quello ti ho chiesto più che sono. altro cosa fa calice di sangue, quella roba lì. Allora, calice di sangue, niente, c'ha regenerazione. Ok. Basta, Allora, niente. C'ha tira. Hero. Attacca. Fai Ah, basta. 4 attacchi ad AP3. Quindi 4 Anche il attacchi quarto tutti e tre. attacco è AP3, giusto? Sì, tutti. Ok. Ti dà un attacco in più con l'arma. Vabbè, Quindi 4. quindi Praticamente quelli che vanno passano, insomma. sì, tutti quelli che entrano al 3 o più sono feriti. Tutti. Ecco. A Così, posto. 2, 3, 4. Rimango con uno. 4 ferite. Quindi sono 5 ferite più quella di prima. 1, 2, 5 ferite. Niente, contrattacco ovviamente. Allora. No, non ce l'ha, c'ha il contatore a 2. Forse glielo posso alzare, fai vedere. Ah, è andata così. Niente, attacco lui a... Allora. Lui a 3 e a 2 armi praticamente. Allora, prima tiro con la prima. Tolgo questo. Qui. Ci sono sopra. Dietro. Allora, quindi uno è andato e ok, e tiro altri due dadi con un'altra arma. E con l'altra è andato uno, uno AP1, uno nessuno. È uno normale. Allora, fai una tua difesa, Mario, prima quella normale. Quanti dadi? Devi tirare due dadi, però aspetta, prima tira quello per la difesa normale, quindi uno a difesa 3. Ok. Tiro. Due. Niente, subisce una ferita e una difesa 3 o più. Scusa, 4 o più, 4 o più. Ritira un'altra volta e devi difendere 4 o più. Ok, Basta. quindi si becca una ferita. Però aspetta, c'è rigenerazione. Sì. Allora tira col 5 e il 6 e lo rigeneri. No, si è Niente. recuperata la ferita. Quindi te hai vinto te il combattimento. Quindi lui ora deve fare il test di morale. Con Sì, qualità. al 4, giusto. Aspetta, aspetta una roba. Ok. Ah sì, ce l'ho quello là. E sì, test di morale al 4. Boia. Ok. 6. Boia, dai, vaffanculo, va là. Sto bocchino. Quindi
No, io non le tiro più lì dentro, te lo dico. Fino a dove ti pare. Sì, aspetta, aspetta. No, non è morto, perché lo levi? È bloccato, nemmeno morto. Bloccato. È bloccato significa che il prossimo turno non potrà fare niente. Non fa niente, però ora te devi disingaggiare di uno tornando indietro. Assolutamente. Cioè il prossimo turno aspetta, non può fare niente, ma se l'attacca si difende? Era 3, aspetta, che cazzo era sto qua? Era 3, che adesso... Ok, io l'ho no, aspetta, cioè, era più avanti, vaffanculo. Ah, vabbè. Dai, vaffanculo. E allora lo sposto di alti 0. Era sì, così era. A posto. Allora, fine round dovrebbe essere... Sì. Sì. Levo io punti, vi tenete le ferite, l'unica cosa che si tiene è l'affaticato. Quindi, allora, fammi pensare. C'è da fare un attimino una cosa, a fine round. Questo ah, è vero. Madonna. Questo, allora, questo è scosso. Gli scossi non li togliamo per ora, perché anche questi qui, Beastowns, sono scossi. Ok, quindi inizia il round. Ora te potresti, ma non ti serve a niente, perché potresti all'inizio del round tracciare una linea, no? Per vedere se passa, ma non ti serve. Quindi, fermi un attimo, si rifà il conto dei punti. Allora, al momento, i punti contesi sono comunque a regola sotto il controllo di Mario. Ora leggo. Quindi ora al momento te c'hai 0 punti e lui ha fatto 6 punti. Boia. Beh, me li recuperi subito se mi fai un obiettivo, Relle. Sì, però la vedo dura. Quindi 6 punti, non tiri la linea perché la linea non serve a niente, perché non passa nelle vicinanze di un'altra truppa. Allora, okay. questi fantasmi, la carrozza no, però i fantasmi e il tuo generale possono avere un bonus. Che bonus hanno? Allora, io metterei al Vampire Master, gli metterei difesa più 1. Ok, protect, ok. Sì, invece agli Exed Knight gli voglio dare melee più 1. Melee gli dà più 2, smite, eh? Ah, e lì è più 2 Emilia, okay. Quindi loro hanno più 2 a colpire e lui ha più 1 a difesa. Ok, sì. Tengo di conto io. Chi è stato l'ultimo a muoversi? Tocca a me. Io, okay. Tocca a Rally. Attacco lui con loro. Meno male gli ho messo difesa più 1. Devi morire, ha capito? Guaglio. Vai, spero t'ammazzi, Mario. Allora, non per altro, odio i vampiri. Mi fanno Allora. Beccano al 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 colpi. Sì, 8 colpi. Difendi 8 colpi senza P a regola, normali? Sì, esatto. Vai, difenditi 8 colpi con armatura più 1, quindi al 2 più difendi. 8 colpi al 2 più. 3 e 6 7. Tira il modino, aspetta. Vai. Allora, al 2 più entra una ferita. Cavigliac. Quindi adesso deve fare il test morale perché ha subito metà dei suoi danni, giusto? Aspetta, posso tirare per regeneration? Ah, scusa, vai, è vero. Quanto? Un solo dado? Uno. Vediamo un po'. No, 3. Quindi è venuto 3 a 1. Mi sono tirato il dado. Ha perso modelli perché al di fuori della mischia. Allora è inchiodata. Quanto hai fatto? È venuto 1. 1 è fallito. Mario, hai fatto 1? No, non ho tirato ancora niente. Ah, ho sentito. Devo tirare un dado quindi? Sì. Okay. L'ha chiamato via. L'ha chiamato via. Dai. Inghiodato, no scusa, inghiodato. L'abbiamo chiamato, hai visto la maledizione? La maledizione. Allora, tocca a te. Questa unità qui su ha tirato. Ricordati che ora ovviamente lui è inchiodato. Non può fare niente tutto il turno. Però se l'attaccano si difende, ma si difende solo col 6. Se non erro. Sì. Quindi non può far nulla. Ora, ricordatevi che questo vampiro, no scusa, il campione di Relle, il generale, non si può muovere.
E i cani da Anche guerra non si loro. possono muovere. Tutto il resto sì. Dovevo andare. Ma Che conda, guardalo. Allora, questa non si può muovere, mi hai detto, no, giusto? A esatto. posto. E allora io farei 10 qui, dato che queste ci hanno fast, e se è così, e poi Tu non puoi attacco. caricare Non così. puoi caricare Ma, no, ma zigozacco. non carico, infatti attacco. Attacco il mini No, non normalmente. puoi. Zigozacco è solo in carica. Non puoi Ah, arrivarci a ok. marcetta piano piano e poi lo picchi. No, No, va bene, va non bene. puoi. Puoi. Si arriva solo in E poi lo carica. picchi. Quindi non lo carichi. E allora carico con questo. Oh, Cagarozzo. Madonna, questo qua è grosso. Cagarozzo. Un Cagarozzo. carrozzone. Un carrozzone. Ok. Ok. I miei poveri cani non dovrebbe beccano. Allora. Questo qua. Ah, 6 di imbatt. Quindi mi Intanto fai già faccio vedere. 6. Madonna, mi spacca subito questi qua. Io E rifugge. comunque niente forte come il generale di Manu di ieri sera, eh. Cioè è una cosa fuori di testa. Boia. 4. Aspetta, quanto difendono loro? Bestia difende col 4, sì. No, col 5. Quindi sono arrivati 4 feriti. 4 colpi. Quindi sto qua ne aveva uno. Due e l'altro Uno rimane. via e l'altro rimane con due. Adesso No, io tiro questo per va di là. colpire, però. Yes. E tiro che sono ad. Diglielo, Manu. Oddio. No, vedete io quando devo tirare Allora, che non aspetta, capisco. aspetta. Ora c'è il casino perché te c'hai anche gli hooves, che sono praticamente gli zoccoli. Quindi prima tira gli zoccoli. Scusa, no, prima devi tirare l'altro impatto. Vedi, c'è un impatto uno del crew attack. Ah, Però ok. quelli del crew sono due. Infatti, se te avevi visto sul coso c'era scritto due per. O adesso no, il Ah, co. sì. No, no, scusa, no, no, fermo. Il No, non. cocchiere. Il cocchiere del carretto tuo è solo uno. Quello dei non morti sono due. Il tuo è uno. Quindi tira, prendi un impatto 1 rally. Anche qui difendi. Senza valore penetrazione. Quindi al 5. Niente. Quindi rimane con Tanto uno. rimane con una ferita. E questi gli hai fatti. L'impa, quelli automatici. Ora devi tirare. Devi tirare due attacchi degli zoccoli. Quindi Sì. quelli tirali. Quindi colpisci al 4 più. Ok, devi difenderne due. Devi difenderne due al 5 più. Ah, scusa. Allora, facciamo che cancello un po' di roba. Cioè, c'aveva un generale degli Skaven, era imbattibile. È stato caricato, ha ucciso lui tutti. Io penso. Da caricato. Ok, ora. Niente. Bestia è fuori. Lemurt. Questo si leva. Questo e Addio. questo. Questa attaccata in più è anche esausta. Come? Allora, io uso la sua abilità. Devono fare un tiro morale entrambi. Anzi, aspetta un attimo, ma scusami. Lui però può fare Wizard. Lui può utilizzarlo Wizard, No, giusto? perde il turno, non può fare assolutamente niente. Si può solo difendere se l'attaccano. Però col 6, come se Ah, ok. fosse esausta. Allora uso la sua abilità. Devono fare un tiro morale. Due unità a 12 da lei. E se perdono il tiro morale, beccano 3 Ok, quindi 12 e 12, ok, sì. Fallo fare prima la carrozza. La carrozza Fearless, no, non ce l'ha, No, ma quindi. non contano i cosi. Non cambiano. Deve fare un tiro solo morale, no? Un tiro morale per ciascuno, esatto. Allora, 1 al 4, che è la carrozza. 3 Ok. fallito. E per quell'altro, questo è un 3. 3 Niente. fallito. Quindi, prima la carrozza, quanti danni subisce? Hai Tutte e detto? due 3. 3 danni senza AP, ok. Allora, tira 3 ferite della carrozza al 6 o più. Ha subito 3 colpi. 3 ferite della carrozza, 6 o più. E poi si guarda se parte la rigenerazione o no. Niente, quindi Ok, uno. subisce 3 danni. Quindi tira i primi 2 dadi per le due generazioni del primo. 2.
Una ferita no. L'ho presa. Poi ritira ancora altri ma due. Ma il morale non è. No, quello della regenerazione non è a 5 più. 5 più, sì. Però perché ne fa... una? Ne... È una fe... No, perché sta tirando due dadi per ogni. Ti ricordi, c'ha due generazioni. Ah, due dadi per ogni lo fai. Ah, ok, scusa, vero che secondo me un'altra cosa devono nerfare. Però comunque, vabbè. Una l'ha parata e fai quell'altro. Quindi per ora è un'entrata e una no. E un'altra entrata. E un'altra entrata. Cioè non è entrata, quindi ha preso una ferita sola. Boh. Sta cosa è da rivedere, comunque. No, cioè una rigenerazione va bene, due è troppo. Un glielo sì, esagerato. È esagerato, cioè un glielo butti mai su, non esiste. Vai. Tocca... Il generale di Manu è OP, ma glielo carico con la cavalleria e muore, esplode. Cioè questa carrozza non muore nemmeno se gli butti la bomba atomica. L'hai usata la Medusa Shrine? No, adesso devi aspettare, devi fare l'hit anche con questo qua e poi devo attaccare. Esatto, ora subisci tre colpi, mano a lui che difende al 2 più. No, perché è in rotta, quindi difende con 6, giusto? No, attacca con 6. Cioè, ah, difende... difende... Se ti contrattacca, però la difesa è normale, eh? Solo se decidessi di contrattaccarti, ti contrattacca con 6. Ah, ok. Quando è inchiodato. Ma il più 1 gliel'ha dato anche questo turno? Ah sì, perché gliel'ha dato in questo turno. Perché gliel'ha dato in questo turno, quindi difende col 2. Ok. Tre ferite, difendilo col 2. 3 dadi devo tirare? Sì, e difendi al 2. No, boh, gli scaven sono carini, sono brutti. Una uno! Ferita. 3 ferite, è morto, eh? Yes. Signori, è morto. Però c'è regeneration. Dio. Forse quella ferita non... Due palle. Tira due dadi. Vediamo. Primo. A due? Due? No, è vero. Sì. Uno solo. Già fatto. Uno. Morto. L'è morto. Oh, fuor dalle balle. Fuor dai balle. Via. E spostalo te da qualche parte. Allora. Adesso devo attaccare. Aspetta, non ho finito. Esatto. Allora. Ora può ancora attaccare. I Tom Kings mi piacciono da morire. Io faccio i Night Hunt, nonno Roshi, i fantasmi faccio io. Ma non potevo contrattaccare con Vampire Master? Sì, se non moriva sì. Ah, ok. No, come poteva ricontrattaccare, era una spell. Ah, è vero, perché è distante. Però comunque, anche se fosse stato un corpo a corpo, no, perché si è morto prima. Ok. Hai avuto un po' di merda, perché ci avevi tiro salvezza. Prima. Lo so. Devo stare proprio a bordo. Sì, praticamente a bordo. Vediamo. 12 qua ci arrivo. Allora. Bella, molto combattuto. Allora, aspetta, ti chiedo. Lo sto riposizionando. Io posso caricarlo e posizionarlo. Ho il posizionamento. Io qua posso metterlo qua per caricarlo, giusto? Sì. Ok, perfetto. Allora. 3, ok, aspetta, fammi guardare, voilà che... No, aspetta, sto... ma non è volante questa? No, non è volante, no, però no, ci no. Passa di fianco. No, ci passa di fianco? Sì. Che c'è? Ah, ci passa di fianco, sì, ok. Sì, okay, ci passa okay, di fianco. No, ok. Perché se non c'aveva posto non ci poteva entrare, per il fatto del volante che ti scavalcano, capito? Allora, madonna che ansia, va a metterle in posizione. Aspetta un attimo. Questa qui fa... Allora, ha furioso, quindi ha uno in più. Tirare uno solo di incantesimi, uno. Ha furioso, quindi ha uno in più in attacco. Glielo metto nella Blood Spear, a due armi. E quindi fa 7 danni con AP 1 e rending. Allora, sì, vediamo di... 7 dadi... aspetta. Qui. No, guarda, sono... calesse spettrale, guarda. Qui sono 3, 6, 7. Togli sto qua. 7 no, ma che cazzo, io non lo tiro. Sì, con rending. Allora, quindi due beccano rending, giusto? Sì. Allora, due hanno... Allora, le becca con 3 o più. Quindi ha fatto 1, 2, 3, 4. 3 normali, 2 al 4 più. E al 4. Sì, quindi li passano automaticamente. Sì. Allora, normali... Difende prima questi? Sì, okay. Prima difende quelli normali e poi si calcola anche quelli che li ha fatto automatici. Poi ho altri due tiri, questo volevo sapere. Vai. Difendi 3 attacchi Mario al 6. 3 attacchi al 6. Sì, tu almeno c'ha l'armatura di merda, almeno quello. Niente, allora tira ogni volta 2 per ognuno.
Allora. O se no ne puoi tenere anche 6 tutti insieme e vaffanculo. Vabbè, ti vado così normale. La prima entrata, poi la seconda. Entrata. Oh, rigenerazione a fottersi. Ok, e le altre due deve difenderle con soltanto rigenerazione. Perché gli togli... Gli faccio AP4. Ah, giusto. Con rending. Ok, le altre due, esatto. Le altre due solo con rigenerazione, quindi prova a rigenerarle. La prima e la seconda. Tira due dadi, Vabbè, sì. Una sì. Ora ritirali tutte e due. Ok. Ok, quindi gli faccio 4 danni, tiro altri 2 dadi per l'altro attacco. Quindi questa qui quanto aveva? Un danno prima. Quindi una 5, a quanta vita sta qua? 6. Un altro è morta. No, niente, non è passato. E... Okay, 5 danni e vinto e contrattacchi Mario? Quindi attacca con 2, giusto? 2 impatto, 2 con 2. C'ha due attacchi, c'ha il cruo attack e poi c'ha anche gli hooves che sono gli zoccoli dei cavalli. Quindi quanti dadi sono? Allora, tira Mario, tira 4 dadi e colpisci solo al 6. Ok. Per favore. E vai! 1. Difendine uno senza P. Quindi al 3. Ok. Ok. Okay. Niente. Hai perso il combattimento, fai un test. Lei è undead però, aspetta. Sì, undead, deve tirare 1-2, muore. È vero, ricordati che se tiri 1-2 il test di morale per gli undead non è come quello degli altri. Devi fare un tiro di un dado da 6. Se fai 1, perché non hanno mai paura loro. Però se fanno 1-2 svanisce. Quindi occhio. Meno male. Comunque, quanto c'ha di coso? Di quanti? 4? Ok, l'hai resistito. Niente. Tocca a te, Mario. Ci sono rimasti lì i fantasmi dietro che volendo non possono caricarla. Sì, è infatti quello voglio fare. Carico questa. Ok. Aspetta, che un attimino. Rally si deve portare dietro questo. Ce l'ha e l'ha faticato. Ok. Allora, questi hanno più 2 di melee, attenzione. Questi hanno più 2, quindi beccano al duo più... E fanno 5 attacchi ad AP2 e c'hanno rip. Intanto fai 5 attacchi ad AP2 al doppio. Quindi, che merda. 3. Infatti, 3 e ti leva 2 d'armatura, quindi te pari al 5. Sì, esatto. 3 al 5. E se fai 1 c'è il fatto del rip. Ma perché l'ho tirati lì? Vaffanculo. Quindi una ferita normale e un rip. Il rip cosa faceva? Fa un danno in più. Quindi una ferita normale, 2-3 ferite. Credo, sì. Quindi subisce... aspetta, non mi dire. Semplicemente. Quindi subisce 3 ferite. Tre ferite. Va bene, io contrattacco. Quindi faccio... Ah, c'ha tough 9 sto coso, la medusa. Sì. Cazzo, infatti l'avevo visto qui. Quindi, contrattacco con A6. Io difendo normalmente, giusto? Mi metto qui, 1-2-3. Non sono affaticato, giusto? No, sei affaticato sì. Perché quindi ti attacco con 6? E colpisci solo col 6. Ok, quindi tiro 6 dadi. Cioè, una medusa 9 ferite, ma che cazzo di gioco è? 2-6. Okay, quindi che prendono anche rending, quindi hanno AP4. Esatto. E tiro anche altri 2 dadi, così li tiro subito e non ci togliamo di cosa. E un altro 6, quindi uno normale e 2 con AP4. Esatto, fai quello normale. Col 6, Mario. Okay. Difendi solo col 6, te. Blasfemia, spy. Okay. E vai! E però quelli, ora ce ne sono 3 se detto, che passano col 4 più e le ha prese automaticamente, quindi rigenerali. Rigenera il primo, con 2 dadi. Quindi 2 dadi, ok. Morto. La carrozza esplode.
No, non è la carrozza. Ah no, scusa, no. È fantasmino. Porca troia, è vero. Allora, due, una ferita. Due no, t'ha no. fatto una ferita. Ok, poi tira okay. quell'altro. C'è da pararne altre due. Ma scusami, una cosa. Questi qua sono gli ex. Vai. Ma gli ex non hanno ferite, gli ex, eh? Sono liberi, hanno uno e sì, basta. Sì, ma c'hanno rigenerazione, c'hanno... se è passato, allora uno è morto, non ha tolto una ferita. Devi tirare un altro dado soltanto, sì. Uno soltanto. Quante sono passate su tre? Una, per ora è passata una ferita. Due. Due ferite. Quindi su tre, uno l'ha difesa? Sì, ne è morti due. Ok. Due sono morte. Allora, io praticamente con questa qua ho fear, quindi gli do un D3 più quello che ho fatto. Quindi a lui ha subito 5, io 3, lui fa il tiro morale. Esatto. Un altro è morto. Sì, un altro è morto perché è svanito. Boh. Domanda, se io gli faccio fuori tutte le unità, vinco io direttamente, giusto? Senza punti, fuori... senza niente. Per forza, se gliele fate fuori tutte okay. quante, hai vinto la partita di tavolino. Ok. Tocca a me, giusto? E io come potrei vincere, tra virgolette, col tempo? Facendo ripigliare gli obiettivi. Ho capito, però dopo quanti round finisce, tra virgolette? Quattro round dovrebbe essere finita, però per ogni round successivo si tira un dado. Da 1 a 3 finita, da 4 a 6 continua. Quindi non è detto che finisca. Boom. Fai pure con la conta. È finito il round, sì. Allora, sì. Questo si sblocca. Poi, ricordiamoci che queste tre ferite sono della medusa, qui. Uh-huh. Allora, questo non è più affaticato. Nemmeno. Faccio io, Occhio. Nemmeno. E anche loro possono muovere. Allora, la conta è che... L'obiettivo qui è conteso, però non è ancora conquistato, quindi fino a che è conteso i punti li tiene ovviamente Mario. Quindi al momento sono tutti sotto il suo controllo, beccati... No, c'è questo qua che esplode. Questo a quant'è, scusa? È a 3, È a 3, l'ho messo apposta a 3, prima si è spostato a 3. Questo esplode, quindi Mario prende 5 punti e te ne fai 4. Mario prende 5 punti e va a 11, te ne fai 4 e vai a 4. Poi inizia il round... Mario, se vuoi tracciare una linea ma non ti serve a niente, perché tanto non passeresti, dovrebbe passare a regola entro 3, fai vedere, mi sembra. Sì. Aspetta. Sì, la riga deve passare entro 3, quindi lui si è tenuto a distanza. E niente, questi qui, la carrozza no, però questi fantasmi sono a distanza 3, che bonus vuoi che abbiano? Sempre più 2 di attacco. Più due d'attacco. Allora, l'ultimo a muoversi è stato Mario, ora tocca a Relle. Io attacco con loro la carrozza. Così. Allora. Allora, stavolta faccio... dov'è? Sun Sister. Poison. Allora faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hai caricato la carrozza? Ho sparato la carrozza. Ah, sparato. Quindi non ti muovi, rimani lì. Ok. E difendi, Mario. Quanto? 6 colpi? 6 colpi. Ok. 6 colpi senza P. Almeno, fai vedere. Non c'hanno AP, non ce l'hanno? No, non ce l'hanno. A quanto difende la carrozza? E al 6. Ovviamente. Quindi sono tutti 4. Tranne uno. Mm-hmm. Questi 4 al solito li devi rigenerare. Quindi per ogni ferita tira 2 dadi. Ok. A potere anch'io. Roci. Una l'ha rigenerata, la seconda. Uguale. Uno. No! Sì. Fora la carrozza. Fora delle balle. Lascio fare a te. Ok.
Ok. Fora la carrozza. Tocca a lui, ha mosso. Tocca a te. Ovviamente è esausto, eh? Anche se non è andato un corpo a corpo. L'esausto è comunque se attacchi. Ho da tiro un corpo a corpo. È per far vedere che non può più attaccare. Chi è esausto, quindi? Il tuo, questo. No, no, lì non ho attaccato con quello, ho attaccato con le Snake. Ah, le snake. Vedi che ero convinto di lui finora. Allora, vai. Niente, Ma sono affaticate attacco. anche loro, si hanno tirato? No, loro Sì, non hanno sì. caricato. È uguale, è combattimento. Per far vedere che non possono più combattere. Niente, attacco la Medusa. Ok. Di carichi la medusa? Ok. Allora, loro hanno Impact 1. Ok, difendo. Quindi 2. sono due impact, giusto? Cioè, faccio un tiro di impact o due? 2. 1 a testa. E allora quelli, scusami, quelli di prima non erano 5 impact. Ma li ha fatti fare Li intanto. ho difesi. Ah, ok, scusami. Se ne hanno fatti, se ne hanno fatti. Ok, niente. Entrano Quindi tutti e due. 2 ferite. A meno che non ci abbia rigenerazione. No, non ce l'ho. Poi Devo fare 2 più 2. Devi fare, poi ti mancano praticamente. Questi erano gli impact. Ora devi fare 2 attacchi ad AP2 con Rip. Però c'ho più 2 dello smite, Sì, del quindi coso. colpisci al. Ah no, però aspetta, non l'hai dichiarato, però Ah, erano la sì, Medusa. l'ho L'ha dichiarato detto all'inizio, l'ha all'inizio. detto. 2 al 2 più, ok. Difendi questi che ti danno AP2. Quindi Quindi ha difendi al tirato due 5. dadi, ha finito, quindi devo tirarsi due dadi. Sì, devi tirare 2 dadi e difendi al 5. Niente. Altre 2 ferite. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gliene rimane 2, puoi Boh. contrattaccare ovviamente. Sì, contrattacco. Lei contrattacca e ha... Vabbè, solita storia. Sei dadi. Allora. 4, 5, 6. Allora, 1 a rending. 3 normali. 3, quindi allora, 1, 2, 3, 4 e 1 a rending. Più, aspetta che tiro gli altri due. Niente, quindi 5, 1 con rending. Vai, fai 4 normali al 6. Mi sembra ci abbiano 6, sì. Sì. Ne ha parato Ne ha parato uno, quindi quei 3 prova a rigenerarli, ma con un dado solo, che c'hanno solo etereo. Uno ha rigenerato, prova a rigenerare il secondo. Culo, prova a rigenerare il boia. terzo. Allora, un No. Niente. morto per ora. Poi c'è l'altro. Parte un morto, bisogna vedere se para quello. Ah, quell'altro passa automaticamente, quindi fai la rigenerazione. Sì, l'altro passa automaticamente. Fai la rigenerazione, lascialo qui per No. ora, non lo levare, si levano dopo, me l'ho dimenticato io. Fai la rigenerazione. Quindi per ora uno non l'ha rigenerato, due non l'ha rigenerato, tutti e due morti. E niente, ho perso. Bomba. Bravo Ok, partita finita. Mario. Partita finita. Grazie. C'aveva, allora fai vedere, il campione gli è rimasto con una Un ferita. punto ferito. Questo gli è rimasto con 2 ferite e questi qua giù che A fanno? me questi gli arcieri mi hanno, quelli Lo a so. distanza, me l'hanno messo in culo. Erano la parte forte della. La parte più forte insieme a Medusa della. Perché ho Sì. fatto un gruppo che fosse tipo team, che si aiutasse tra di loro. Lui non sono riuscito a usarlo bene, Champion, perché doveva aiutare la Medusa togliendo del morale agli altri. Insomma, erano tutti quanti che si aiutavano in un modo o nell'altro. La mia tecnica era che ti Ok. volevo prendere con la carrozza, ti volevo prendere queste da tiro, no? Però erano troppo lontane. Poi quando le allontanate ancora di Ma più, non guarda, lottare contro niente. anche se fossi fuggito, comunque che l'avevo capita quella roba là, io lì sarei comunque riuscito a prendere i punti, quindi fondamentalmente non...
sarebbe cambiato, credo. Cioè, nel senso, cioè, avrei spostato il c'è avuto pure il culo sui tiri alla fine, poi sul soprattutto su come si è Champions, stato abbastanza avuto... universale come cosa. Sì. No, il culo l'abbiamo avuto tutti e due alla fine. Questo no, c'è ma tipo... no, anche se fuggiva non vinceva uguale, perché lui poi gli scoppiava i punti e ogni volta che gliene scoppiava uno era 4 punti. Quindi non poteva scappare per vincere. Allora o caricavo dopo il tutto per tutto era già perso. Comunque mi ha fatto sudare, mi ha fatto sudare. Sì. Via, ragazzi, buonanotte e ci si vede domani. Ancora GG a tutte e due e GG a RL che ha vinto la partita. Ciao ragazzi, buonanotte.